E chiamo sul palco quello che sta portando la comunità batteristica a un livello di unione ed empatia allucinante, oltre ad essere un batterista che io amo, perché l'ho visto suonare e ho detto questo fa tutte queste cose, andiamo un po' a sentire a suonare, mi ha fatto la riga qui. Corrado Dado Bertonazzi. Grazie Gabri. Cosa può essere per noi musicisti? Un video? Può essere anche non un video, può essere anche un blog. I contenuti classici per creare visibilità online sono i video, i podcast, che è una novità in Italia, in America non lo è. Io l'ho appena aperto, ma è una cosa che tra 2 o 3 anni tantissimi useranno, perché è un formato eccezionale che vi consiglio di cominciare a valutare di ascoltare. Quindi video, podcast, blog, cioè il vecchio formato, l'articolo, quello del, sapete, no, come si chiama, Ranzulla, no? Quando cercate qualcosa di tecnologico. Il problema è che se io voglio far sapere che sono un batterista e voglio più allievi, se sono una scuola voglio più allievi, se sono un negozio voglio vendere più batterie, se sono un musicista voglio mettermi in contatto con gli altri musicisti o andare a fare le tournée, farmi sentire dagli artisti. Non è così difficile, ragazzi, anzi stiamo vivendo questo momento qua, e io dico sempre che questo, stanno passando un sacco di treni che se non prendiamo in tempo prima o poi finiranno. Quindi il risultato della comunicazione e del buon contenuto è il guadagno, fine della storia. Non bisogna avere paura di fare questa cosa, perché altrimenti, io lo dico, tra qualche anno si dirà cacchio, però 5 anni fa, 3 anni fa, forse anche 2 anni fa c'era questa opportunità e me la sono lasciata scappare. Questo lo dico perché ieri parlavo con un amico, un batterista romano, che dice ma io proprio qua non è la mia storia. Allora, non è la mia storia, è come dire, bene, ecco la Claire, la tiro giù, fine. Ciao, sono Massimo Russo, io vengo dalla Calabria, come Dom Famularo dice, praticamente io vengo da Vibo Valentia, che è una città che dice lui che è nel nulla. In effetti è una città molto piccolina, quindi per me è un onore essere qua, perché ho fatto un percorso bellissimo con il mio maestro, che è Dom Famularo appunto, che mi ha portato a viaggiare tantissimo, perché io ho scelto di andare dalla Calabria a New York a studiare con lui, e da quel momento tutto è cambiato, 10 anni fa. Quindi con Dom è successo qualcosa che io pensavo fosse impensabile, e la cosa più bella è che non è soltanto la musica che è venuta fuori e l'esperienza che ho avuto, è che ho avuto la possibilità, grazie a questa cosa che lui mi ha insegnato, cioè a credere in se stessi, ho incontrato persone squisite come Gabriele Morcavallo, Tommaso Sansonetti, Corrado Bertonazzi, e ci siamo trovati praticamente insieme in questa esperienza magnifica, perché il nostro unico scopo, vero scopo, è quello di portare la didattica italiana ad un livello altissimo. Black.
Dan Famularo è una persona incredibile, io l'ho conosciuto 13-14 anni fa, non mi ricordo ancora. È incredibile, è sempre entusiasta, esattamente come 15 anni fa. Cioè, io dico, magari il tempo un pochino ti cambia, no? Le cose, no, è sempre, anzi l'ho visto più entusiasta di all'epoca. È un evento pazzesco, 2 giorni incredibili, organizzazione paurosa, al centimetro proprio della qualità elevatissima. Abbiamo avuto il telefono che squillava in continuazione. Grazie mille Gabriele, grazie alla sua Charleston pazzesca, una scuola incredibile. Grazie mille a Dado, a Corrado Bertonazzi, intanto per tutto quello che fa per noi batteristi. Sul web è un appuntamento ormai quasi fisso, una persona quasi di famiglia, perché continuo a vederlo sul telefonino, sul computer, sull'iPad, insomma è sempre con noi Dado, quindi grazie mille Dado per aver organizzato questa cosa e per quello che fai sempre. Massimo Russo, una persona incredibile, a parte una persona meravigliosa come gli altri due, ma non lo conoscevo per niente, mentre gli altri due sì. Massimo incredibile, un performer pauroso, percussionista, batterista, veramente un mix di cose, un musicista incredibile, compone le sue musiche, fa tutto da solo, insomma wow, si è creata questa situazione veramente molto molto di collaborazione, molto bella, che è solo l'inizio, attenzione, è solo l'inizio, ne vedrete delle belle, perché veramente faremo un sacco di bellissime cose. E mi raccomando, molto 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 presenti, come oggi, come ieri, abbiamo fatto una masterclass stupenda. Ok, 1, 2, 3, 4. 1 tra parentesi al, diciamo, prima del precedente, dell'ultimo, scusate, dell'ultimo 3A, quindi non è più 5A, 5 volte il 3A e 1, ma è 4 volte 1 e il 3A che arriva fino a 16 volte. Riproviamo adesso il secondo, quindi lo faccio vedere in partitura. Pronti? Quindi potete contare anche fino a 4, tipo 1, potete anche contare quell'ultimo, però se voi interiorizzate in questi 16 colpi non c'è bisogno di contare quelli dopo, io conto sempre quelli prima, poi ognuno conta a modo proprio. 1, 2, 3, 4. Adesso arriva il momento, diciamo, del quarto movimento, quindi col click. Cominciamo con il fill e poi immaginatevi di fare air drumming, ok? 1, 2. Can you feel the love? Yes. 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 Yes.